12 proiettili, 11 calibro 7,65 sparati da una mitraglietta Scorpion e uno solo esploso da una calibro 9 corto. Così è stato ucciso Aldo Moro nel garage della Prigione del Popolo, dentro questa R4. Secondo molte ricostruzioni, quando è stato raggiunto dai primi colpi, Aldo Moro era ancora seduto sul pianale del bagagliaio. Quindi probabilmente stava guardando in faccia i suoi assassini e una ferita tra le dita di una mano dimostrerebbe che ha cercato inutilmente di proteggersi. Quando entro nelle Brigate Rosse a Roma mi trovo in una situazione completamente diversa da quella che mi aspettavo. C'erano una decina di militanti, tra ex di Potere Operaio e ex di un altro gruppo di provenienza trotschista. E tutti con nessuna esperienza di attività clandestina armata. Questa era la colonna armata delle Brigate Rosse. Tre appartamenti dove stavano i clandestini, affittati da prestanome, due macchine con le targhe false, 10 militanti irregolari che vivevano ciascuno a casa propria. Dopo poco capisco, mi viene detto che le Brigate Rosse erano a Roma non per un interesse ad intervenire nella città, come era per noi, ma soltanto per compiere il sequestro di un altro esponente democristiano. Noi ci poniamo un obiettivo molto preciso, che è quello della conquista del potere, cioè scardinare l'anello debole del capitale, che è l'Italia, cioè il paese Italia, in cui c'è questo dualismo di potere che si sta esprimendo, e conquistare il potere, cioè iniziare una guerra di lunga durata che porti alla conquista del potere. Il primo lavoro è stato politico, cioè il lavoro è stato politico, è stato quello di decidere, uno, l'attacco alla Democrazia Cristiana come partito regime, due, come portare quell'attacco. Portare quell'attacco sul piano militare, cioè uccidendo, attaccando, potevamo farlo in mille modi, un palazzo, alla sede dove si riunivano, avremmo potuto fare una strage, tagliare tutta la direzione, cioè potevano essere tante le scelte con la forza militare che c'era. La scelta che abbiamo fatto è stata quella invece di un processo politico, al regime del dopoguerra in Italia. Fatto questo, bisognava decidere chi, pensare a chi e poi vedere se era possibile. E ovviamente i nomi più in vista della Democrazia Cristiana erano da decenni quelli di Fanfani, Moro e Andreotti. Nel 1977 vivevamo sotto un governo democristiano da più di 30 anni. 30 anni di dominio di un partito logorato ma aggrappato al potere. Andreotti era presidente del Consiglio, Fanfani presidente del Senato, Aldo Moro presiedeva il partito. Quello che viene fuori sempre più chiaramente, ad esempio, è che Andreotti, per il posto dove abita, cioè vive in centro città a Roma, almeno viveva, per il tipo di movimenti che fa, è possibile portargli un attacco di annientamento. Nel senso, come in Spagna era venuto il Carro Blanco, però è praticamente impossibile, o comunque con un livello di rischio di troppo elevato, non in grado di poterlo valutare nella sua piena entità, la questione di un sequestro, cioè della possibilità di annientare la scorta e portare via gli Andreotti. Quello è abbastanza complicato. Con Moro vediamo che la situazione è leggermente, anche lui vive con la scorta,
vive principalmente quando fa attività politica nel centro di Roma, nelle zone del Parlamento, della sede centrale della Democrazia Cristiana, però insomma ha alcuni spazi di movimento che sembrano lasciare un minimo di possibilità in più. Ad esempio ha una chiesa nella quale, quando si trova a Roma e quando il tempo dell'attività politica glielo permette, al mattino va sempre alla messa. Infatti la prima inchiesta che noi facciamo è proprio all'interno della chiesa. Entrava lui, si metteva da solo in un certo punto della chiesa, rimaneva all'interno della chiesa due degli agenti di scorta, staccati da lui, gli altri due rimanevano alla macchina fuori. Io adesso sto parlandone, si parla di minuti. Quelle cose lì nel lavoro concreto vuol dire settimane e mesi di lavoro. Quante volte Moro è stato realmente in pericolo? Tante volte, perché il 3 agosto del 1974 Moro arriva alla stazione di Roma Termini alle 19.58. Deve prendere il treno delle 20.05, che è il Roma Monaco. Detto così non capisce quasi nessuno. Il Roma Monaco del 3 agosto 20.05 è l'Italicus. Alle 20.03 due funzionari del Ministero degli Esteri, perché Moro è ministro degli Esteri, lo fanno scendere da quel treno con la motivazione che deve firmare documenti importanti. Quel treno, dopo mezzanotte, nei pressi di Bologna, Galleria San Benedetto Val di Sambro, esplode e c'è una strage ferroviaria, una che si ricollega a Piazza Fontana, Banca Nazionale Agricoltura, a Piazza della Loggia. Strage dalla stazione di Bologna. Mi faccia capire, lo fanno scendere ed è una coincidenza o lo fanno scendere perché deve essere salvato dall'attentato? Guardi, se io sapessi questo, non credo che sia una coincidenza, perché Moro dice più volte che nello stragismo italiano ci sono pezzi dei servizi segreti. Quindi probabilmente quella è stato un avvertimento a Moro. Ti abbiamo salvato, ti abbiamo fatto scendere. Una volta scartato Giulio Andreotti e deciso che l'obiettivo sarà Aldo Moro, i brigatisti devono solo decidere esattamente come, quando e dove agire. Certamente non all'interno di questa chiesa. E il perché lo spiega Valerio Morucci. L'attenzione delle BR ad impedire che potesse essere colpito un estraneo, cosa che avrebbe completamente inficiato tutta l'azione, perché tutto sarebbe stato risucchiato dal fatto che era stato ucciso un passante, era talmente alta che alla fine, nonostante l'estrema ipoteticità di un fatto del genere, prevalse questo dubbio. E vedemmo che ogni mattina le auto passavano per una via al cui fondo c'era uno stop, e quindi si pensò di intervenire lì con un'auto che avrebbe anticipato le due macchine, si sarebbe fermata allo stop. E fermandosi allo stop avrebbe chiuso la via alle due auto, quattro di noi che avrebbero sostato a questo angolo dovevano fare fuoco sulla scorta per poi prendere Moro. Ci siamo alzati alle 7, abbiamo ricontrollato che ci fosse tutto, abbiamo messo tutto nelle borse. E anche qui la vestizione, il rito della vestizione serviva ad annullare le sensazioni. Nel limite del possibile ognuno ha fatto un minimo di esercitazione, che però per la storia dell'organizzazione quasi nessuno era in grado di sparare, insomma. Probabilmente qualcuno, perché aveva, come dire, attitudini sue. Gli piacevano le armi o cose simili, però in generale abbiamo sparato pochissimo, tutti i militanti dell'organizzazione. E quindi io avrò sparato in quell'occasione là in una piccola esercitazione, non so, mi ricordo se lungo il mare oppure nelle mie montagne,
una raffica di mitra per sentire la, come dire, come il mitra si muoveva tra le mani. Insomma. Prima cosa che si fece quella mattina, che tra l'altro una parte dei compagni andarono operativi ben prima di quella, proprio di fronte a dove noi avevamo valutato il punto d'attacco, c'era abitualmente tutti i giorni, 6 giorni alla settimana, tolto il festivo, c'era un fioraio che con un pulmino metteva il banco e vendeva i fiori nella zona, che si sarebbe trovato proprio per la distanza nella quale era dallo stop di Via Fani, si sarebbe trovato per forza di cose dietro una di fianco a una delle due macchine della scorta di Moro, dove c'era Moro sopra. Quel fioraio gli fu impedito di venire quella mattina, alcuni compagni andarono a casa sua e gli squartarono tutte le gomme della macchina, del furgone. Questo sicuramente gli salvò la vita. Sono le 8:55 del 16 marzo. Aldo Moro esce di casa e sale sulla sua Fiat 130 blu che lo dovrà portare prima in chiesa e poi a Montecitorio, dove è atteso per il voto di fiducia del nuovo governo Andreotti. Alla guida c'è l'appuntato Domenico Ricci, accanto a lui il maresciallo Oreste Leonardi. Nell'affetta bianca di scorta che li segue ci sono il vicebrigadiere Francesco Zizzi e gli agenti Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Il corteo imbocca rapidamente via Trionfale, poi svolta su via Fani, che comincia a percorrere in discesa, come stiamo facendo noi adesso, fino all'incrocio con via Stresa. Ed è lì, allo stop, che una Fiat 128 bianca con la targa Corpo Diplomatico, guidata da Mario Moretti, inchioda all'improvviso, costringendo il corteo a fermarsi. A quel punto Moro e la sua scorta sono in trappola. A un certo punto è arrivata la 128 guidata da Moretti e ha frenato di colpo allo stop, appresso il rumore di lamiere della 130 che ha tamponato la macchina di Moretti e dell'alfetta che ha tamponato la 130 e noi giù dal marciapiede a sparare. L'attacco comincia da sinistra, i brigatisti sbucano dalle siepi di questo bar e cominciano ad aprire il fuoco con i mitra. È poco più di una manciata di secondi e di colpi. Qualche arma si inceppa, ma le pallottole sparate bastano a freddare Leonardi, Ricci, Zizzi e Rivera. Soltanto Iozzino riesce a scendere dalla macchina, spara 2 colpi, poi cade anche lui. Sotto shock, Moro viene fatto scendere dalla sua auto, trasbordato su un'altra auto dei brigatisti in attesa, sdraiato sul sedile e portato via, insieme alle sue borse piene di tesi universitarie e documenti. Tutto durato frazioni di secondo, insomma. Poi, come dire, io ero protagonista diretto, probabilmente i compagni che erano attenti al territorio più largo hanno avuto una visione più d'insieme. All'interno di quella questione là senti solo il rumore e di nuovo ripeti il tuo ruolo, quello che devi fare. Quindi quando è finita la questione sei partito verso la macchina, l'hai aperta, quando ho visto il presidente che era accovacciato sotto i sedili non c'è stata nessuna resistenza da parte sua, l'abbiamo messo nell'altra macchina, l'abbiamo fatto accovacciare dietro e siamo partiti per la via che si era studiata di fuga. Io a quel punto là sono andato via, ho preso un pullman per un pezzo con qualche compagno e dopo io e il compagno di Milano siamo andati in stazione, abbiamo preso il treno e siamo partiti per le nostre destinazioni. Mm.
Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando. Via Stresa, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, 4 corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Stresa. Giovanni Bianconi, insomma, dopo 40 anni siamo qua in Via Fani, ma la dinamica della strage è come un gioco che si monta, si smonta, si rimonta, no? Non si riesce mai a arrivare a raccontarla esattamente come è andata. Come mai? Si parte, secondo me, da un quadro iniziale comunque ambiguo. Perché ambiguo? Perché i rilievi tecnici fatti all'epoca io credo che siano falsati all'origine. Se tutti noi abbiamo negli occhi, nella mente, le immagini di Paolo Fraiese che arriva e calpesta i bossoli. Si dice naturalmente che qui ci fossero non soltanto dei brigatisti, ma si parla di un killer dell''ndrangheta, Nirta, si parla di un legionario, De Buono. Queste sono, diciamo, voci, leggende metropolitane, oppure c'è qualche fondamento? Ma su Nirta c'è la dichiarazione di un pentito dell''ndrangheta che l'ha raccontato, però è una cosa che non ha trovato riscontro e quindi è rimasta non una voce, ma una leggenda processuale, nel senso che è finita agli atti dell'indagine e che però poi non ha trovato riscontro, così come la vicenda di De Buono, che è un personaggio abbastanza particolare, perché è un legionario che poi è entrato in carcere per motivi di criminalità comune e si sarebbe politicizzato in carcere. C'è chi dice che addirittura sarebbe il killer di Moro, perché lui sparava con una particolare attenzione, quindi dai colpi, dai proiettili, insomma dai segni che c'erano intorno al cadavere si potrebbe desumere che ha sparato De Buono, però non c'è nessun elemento certo e concreto, così come non c'è nessun elemento certo e concreto sulla presenza di altre persone oltre i brigatisti. Incredibile che ci siano pochi testimoni, no? Cioè dai palazzi che insomma, si sono affacciati, sono stati, tutti dopo. Comunque sono stati sparati un sacco di colpi. Infatti qualcuno si è affacciato, ha detto di aver visto delle scene, insomma, chi scappava, chi ancora. Si dice che siano sparite delle foto scattate. Esatto, queste sono sparite veramente, effettivamente, dal fascicolo processuale, un rullino di fotografie che è stato consegnato in procura, effettivamente quelle sono sparite. Che ci siano degli episodi non chiari, non trasparenti, è sicuro. Il problema è se questi episodi sono accaduti volontariamente e se inficiano o meno la ricostruzione dei brigatisti. Certo. Io penso che alla fine non ci sia nulla di certo che dimostra che questi hanno mentito, almeno dal punto di vista del racconto della dinamica dei fatti. Quindi da questo punto di vista io credo che grossi misteri sulla dinamica non ci sono. Ci sono delle incongruenze. Dettagli forse che non sono chiari. Che possono alimentare chi dice che c'era qualcun altro. Però fino a che non si dimostra che c'era qualcun altro, fino a che non c'è la prova certa. Secondo te nel complesso conosciamo tutta la verità, oppure se non la conosciamo ci arriveremo? Che ci arriveremo non lo so. Conosciamo gran parte della verità, secondo me. Conosciamo la sostanza di quello che è accaduto a partire da qui. Fani si dice che ci fosse anche un legionario, Giustino De Buono, e un esponente del clan Nirta, dell''ndrangheta, e che addirittura, insomma, tutti e due abbiano partecipato a questa azione. Non le sembra un po' una leggenda metropolitana? Guardi, ci sono delle foto che i carabinieri hanno ritenuto non dissimili dai profili fotografici dei due. L'attuale procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao, quando era procuratore della Reggio Calabria, in commissione ha fatto un quadro preciso
del rapporto Ndrangheta-Casomoro, dicendo che c'era un rapporto diretto tra l'Ndrangheta e le Brigate Rosse. C'è una dichiarazione bellissima, tra virgolette, di Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, nella quale Cossiga dice: io ho conosciuto tutti i brigatisti che hanno eseguito il rapimento Moro e conservato Moro, tranne chi lo ha ucciso, che è morto poco tempo fa, Giustino De Buono. E viene indicato come l'omicida di Moro, quindi il killer che materialmente l'ha ucciso. Il killer che materialmente l'ha ucciso sarebbe l'omicida di Moro, e la firma di De Buono è la raggiera dei colpi intorno al cuore, perché lui aveva già ucciso altre persone nello stesso modo. Poi la scena si sposta nei palazzi della Repubblica, in una città spaurita, sotto assedio, che teme di tutto, dal colpo di Stato alla guerra civile. I suoi colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di 4 agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione. L'aula di Montecitorio, silenziosa, deserta, che nella storia d'Italia ha vissuto momenti drammatici, e il 16 marzo 1978 è uno di quei giorni. Io stavo preparando mentalmente il mio intervento in direzione, che si faceva quello stesso giorno, convocata nel gruppo, per dire di no alla nostra partecipazione al governo. Quindi inizialmente voi eravate per non votare la fiducia? C'era molta incertezza e il dibattito sarebbe avvenuto in direzione e probabilmente sarebbe passato il no, non erano tutti sulla stessa linea. Arrivo all'edicola, chiedo il giornale. E mi dice: ma onorevole, cosa, il giornale non conta più niente. Dico: perché? Ma non sa la notizia? No, hanno sequestrato Moro e ucciso la sua scorta. Io rimango sconvolto e cambio il mio intervento. Perché? Perché penso che siamo in una situazione drammatica e che non possiamo lasciare le istituzioni nel vuoto in quel modo. Quel giorno, la mattina del 16 marzo, c'è una scolaresca in visita alla Camera dei Deputati. Mentre questi ragazzi e ragazze sono seduti e assistono al dibattito, arriva la notizia che le Brigate Rosse hanno rapito Moro. E l'insegnante che accompagnava quei ragazzi racconterà, diciamo in forma privata, che i ragazzi applaudirono. Penso pochi istanti dopo la strage e il rapimento di Moro, mentre decine di auto della polizia e dei carabinieri puntano su Via Fani, i brigatisti del comando e quelli di supporto si allontanano dalla zona rapidamente. A Valerio Morucci spetta il compito di ufficializzare l'operazione per conto delle Brigate Rosse, con una prima telefonata fatta da una cabina nei pressi del Colosseo. La sfida allo Stato è cominciata. Io con i mezzi arrivai in zona al Colosseo più o meno, e da lì, da una cabina telefonica, chiamai il messaggero e feci una telefonata di rivendicazione dicendo: qui le Brigate Rosse questa mattina alle ore 9 abbiamo sequestrato in Via Fani l'onorevole Moro e annientato la sua scorta di 5 teste di cuoio. Noi eravamo convinti, visto il personaggio, ovviamente tra le più alte cariche dello Stato, che le scorte di questi alti dirigenti politici
fossero affidate a teste di cuoio, quindi a poliziotti e carabinieri altamente specializzati. Anche per questo non pensammo neanche per un attimo di poter fermare le macchine senza sparare. Nelle ore successive al rapimento, i tre grandi sindacati avevano indetto uno sciopero generale a effetto immediato. Siamo scesi nelle strade e ci siamo diretti verso le piazze dove di solito ci ritrovavamo per manifestare. Le bandiere rosse sventolavano con le bandiere bianche della Democrazia Cristiana. Era strano e naturale. A Milano la mobilitazione era impressionante, Piazza del Duomo invasa dalla gente. Tutto il paese sembrava essersi alzato per dire no al terrore e per manifestare solidarietà a un uomo che molti in passato avevano considerato un avversario. Non ci fece grande impressione né i titoli dei giornali né le manifestazioni organizzate subito dopo, perché era chiaro che con l'appoggio del Partito Comunista erano in grado di portare in strada un sacco di gente, però valutavamo che fossero militanti di partito, non il popolo. Si allargano intorno a Roma le indagini delle forze dell'ordine alla ricerca dei terroristi che hanno rapito l'onorevole Moro e assassinato la sua scorta. L'esercito partecipa ai posti di blocco sulle grandi vie di comunicazione che escono dalla capitale. Ricostruiti dagli inquirenti i volti di tre terroristi che hanno partecipato al rapimento di via Mario Fani. A decine di migliaia di giovani il Papa parla contro ogni violenza. Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vita e guanto, con l'accorato appello affinché sia restituito i suoi cari. Siamo alle battute iniziali del confronto tra le Brigate Rosse e lo Stato e alla prima domanda a cui le forze dell'ordine vengono chiamate a rispondere. Dov'è nascosto Aldo Moro? Ecco il racconto di Prospero Gallinari, il brigatista che per 55 giorni farà la guardia all'ostaggio nella prigione del Popolo. Moro, ovviamente, appena arrivato all'interno della cella, è stato un impatto questa bandiera, questa stella a 5 punti che si trova di fronte. Poi inizia un rapporto, che è un rapporto dentro, in quelle condizioni di cattività, ovviamente, è un rapporto il più umano e corretto possibile che si possa sostenere. Tanto sta che i primi elementi che abbiamo di fronte nel dialogo che viene intrattenuto sono il problema del mangiare, delle cure, di quali medicine gli necessitano. La prigione viene costruita con dei isolanti, creando un muro, un intercapedine, che occupa tutto un lato della stanza. Qui viene fatta una porta che dà dentro nella prigione. Nella prigione c'è il lettino nel quale Aldo Moro si trova, c'è un bagno di quelli mobili, nel quale c'è una specie di tavolino, ma è piccolissimo, sul lato. Qui sul davanti viene costruita una libreria. Una libreria che arriva, occupa tutta la parete fino al tetto di sopra, una libreria che ha un pezzo che è mobile. Fu un totale fallimento l'interrogatorio di Moro, ma oltre a questo Moro portò in barchetta Mario Moretti su tutto. Cioè, Moro, volendo, avrebbe potuto fare dei danni molto consistenti. Ma non li fece, neanche sul passato. Quando Moro viene sequestrato, secondo la ricostruzione che è passata alla storia, i brigatisti lo portano nella prigione di via Montalcini. Invece la commissione che cosa riesce a capire, che dubbi ha su questa ricostruzione? Guardi, l'ipotesi della prigione in via Montalcini nasce da una commistione, un articolo di un giornalista villoresi di Repubblica,
è un passaggio che il giudice imposimato fa con Morucci a via Montalcino. Lì Morucci, riconoscendo due doghe sbiadite, dice: questa è la prigione di Moro. Dice: ma io lo so per induzione, non perché io sia venuto, ma per induzione. E quale sarebbe l'induzione? Perché siccome la Braghetti è la carceria di Moro, che è con Gallinari, allora se la Braghetti che era proprietaria della casa. Bravo. Se la Braghetti sta qui, Gallinari sta qui, Moro sta qui. Il 29 marzo i brigatisti fanno trovare le prime tre lettere scritte da Moro nella prigione del Popolo. È vero che ci sono delle zone oscure, questo è un po' inevitabile all'interno di tutti i delitti politici nella storia dell'umanità. L'operazione Moro, il rapimento e il delitto poi dell'uomo politico ha la particolarità di non essere una pure semplice uccisione di un sovrano. E quindi il sequestro Moro ha anche una dimensione di carattere spionistica, informativa, che tende a raccogliere delle informazioni sensibili sulla sicurezza nazionale dello Stato, l'Italia, e nei suoi rapporti con la collocazione dentro la Guerra Fredda, con il blocco occidentale. Allora, è questo aspetto, questo secondo aspetto, che è l'originalità, che trasforma il sequestro di persona in un'operazione più complessa, più raffinata e che è stata portata a compimento. Tredicesimo giorno del sequestro. Insieme al terzo comunicato delle BR c'è un'altra drammatica lettera scritta dall'ostaggio. Servirà a chi teme delle rivelazioni esplosive per sostenere che Aldo Moro non è in condizioni di intendere e di volere. Terzo messaggio delle Brigate Rosse, allegata una lettera autografa a firma di Moro. Lo scrivente dice di essere sottoposto a un dominio pieno e incontrollabile e accenna a un eventuale scambio di prigionieri. Appare evidente che Moro ha scritto la lettera sotto una pesante costrizione e minaccia. Moro fin dall'inizio capisce di chi è in mano. Prima cosa dice: sono nelle mani di un potere pieno e incontrollato. Incontrollato vuol dire non abbiamo a che fare con un'organizzazione eteroguidata. Vuol dire che è una cosa nostra, autoctona, è incontrollato, non potete rivolgervi a nessun controllore. Quindi non è questione internazionale, non è inutile che attivate canali internazionali per trovare chi è che tira i fili di questa cosa, è incontrollato. Due, dice che è un'organizzazione guerrigliera e nelle altre sue lettere, per giustificare lo scambio, dice: questa in fondo è una situazione di guerra. Perché se si spara da tutte e due le parti e si fanno prigionieri, è una guerra e quindi si può andare a uno scambio di prigionieri. Questo è esattamente quello che non andava detto. È assurdo. Pensate che cosa significherebbe questo nei confronti di carabinieri, di agenti di pubblica sicurezza, di agenti di custodia, che con grave rischio e tanto sacrificio stanno a servire lo Stato. È possibile provare a ricostruire questi 55 giorni dal punto di vista di Moro e quindi di ciò che lui ha scritto nelle lettere? Mettersi dal punto di vista di Moro è molto complesso, è molto difficile. Avviene molto spesso che un sequestrato scrive delle lettere. Per quale ragione avviene? Sostanzialmente per due motivi. Il primo, per dimostrare l'esistenza in vita dell'ostaggio. La seconda questione, non meno importante, è che attraverso la disponibilità della lettera si mostra la prossimità dell'ostaggio ai rapitori. Come possiamo suddividere i contenuti di queste lettere? Sembra quasi che Moro voglia dare delle indicazioni anche sul luogo nel quale è trattenuto come ostaggio. Allora, le lettere ai familiari sono quelle che in massima parte verranno ritrovate soltanto nel 1990 in fotocopie di manoscritto. Ci sono poi delle lettere politiche ad uomini politici e ad uomini delle istituzioni, il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato, e due lettere al Papa, Paolo VI, e poi una serie di lettere a Norina, a
la moglie. Io tendo ad attribuire nell'interpretazione un rilievo maggiore a due lettere che vengono spedite il 29 marzo del 1978 contemporaneamente a Francesco Cossiga e al collaboratore di Moro, il suo segretario Nicola Rana. Più o meno dicono la stessa cosa. Dice che è sotto un dominio pieno incontrollato, che può essere indotto a parlare e a rivelare segreti, cose importanti. Chiaramente spiega che è in gioco la ragion di Stato. La lettera di Cossiga venne divulgata in questo modo, quindi ne fu fatto proprio un uso di propaganda che serviva a condizionare l'opinione pubblica, attaccare la figura di Moro e la figura della DC. Ma invece sono le stesse Brigate Rosse che tennero nascosta quella Rana. La lettera a Rana. La lettera a Rana, dal punto di vista del contenuto, era pressoché identica a quella di Cossiga, però aggiungeva un particolare. Diceva: perché questa trattativa segreta si svolga, è importante che ci sia un canale di comunicazione che lo stesso Cossiga deve impegnarsi a tenere riservato, e indicava la portineria di Rana come luogo dove eventualmente potesse avvenire una comunicazione tra l'esterno e l'interno della prigione. C'è poi un aspetto che è emerso soltanto nel 1990. Ci fu un'intervista che Prospero Gallinari rilasciò a un giornalista dell'Espresso, Scialoia, il quale gli chiese se le Brigate Rosse avessero distribuito tutte le lettere di Moro. Gallinari disse di sì, e tranne una. Dice: una al nipotino Luca, perché si poteva dedurre dove Moro fosse detenuto. Ecco, Moro scrive: ora il nonno è un po' lontano, ma non tanto che non ti stringa, e poi continua. E poche righe dopo: Luca dolcissimo, col nonno che ora è un po' fuori, ci sono tanti che ti vogliono bene. Questa lettera si conclude con la descrizione e l'evocazione di uno scenario marino. Che cosa potrebbe voler dire? Ma potrebbe dire che Moro tra le righe sta dicendo una cosa semplice: ora, per due volte, ora, cioè in questo momento, nello stato attuale della mia condizione, il nonno è un po' lontano, ma non tanto. Un po' lontano da Roma, certo, ma non tanto. E ora è un po' fuori. Fuori Roma, fuori quindi. Da Roma. Sì. È Gallinari a dirci che questa lettera li ha preoccupati. È una lettera che gli preoccupò, tanto che non la divulgarono, e tanto che è vero che non è stata divulgata, tant'è che è arrivata a destinazione soltanto nel 1990. Quando cominciano ad essere pubblicizzate le lettere di Moro durante il sequestro, la tendenza dello Stato è quella di dire: ma insomma, Moro in realtà non è in sé, scrive sotto dettatura, comunque non è nel pieno delle sue facoltà. Invece a rileggerle dopo questa sensazione non c'è più. Diciamo pure che il collo di Moro è stretto a cappio tra i due estremi che tirano la corda. Da una parte c'è lo Stato, e dall'altra le Brigate Rosse. E dall'altra i sequestratori. I sequestratori cosa dicono? Dicono che Moro sta parlando e che Moro sta rivelando segreti fondamentali. È inevitabile che dall'altra parte lo Stato, le istituzioni, l'antiterrorismo faccia di tutto per abbassare il valore dell'ostaggio, cioè per attivare una serie di meccanismi di controguerriglia psicologica, si chiamano, di disinformazione e di delegittimazione. E di delegittimazione, ripeto, drammatica, tragica, cinica, dell'ostaggio, che effettivamente avvenne, ma avvenne anche in modo ridicolo. Tutta questa vicenda, io credo che ci siano quattro posizioni. Due posizioni diverse nel fronte della fermezza e due posizioni diverse nel fronte della trattativa. Nel fronte della fermezza c'era la posizione di una parte della DC e sicuramente di Berlinguer, che era veramente preoccupato che la trattativa fosse un cedimento
dello Stato e aprisse una fase di caos nella politica italiana, e c'era della fermezza anche chi in fondo non considerava un male eliminare Moro. Anche nel fronte della trattativa c'era una parte sincera che era per la trattativa su basi umanitarie, e c'era una parte, per esempio Craxi, era guidato fondamentalmente per rompere il dialogo tra Democrazia Cristiana e partiti. Che cosa fa precipitare tutto, secondo lei? Non c'ho la certezza, ma proprio perché la trattativa in realtà aveva una sua forza, e nelle Brigate Rosse c'era una componente non disprezzabile volta a trovare un accordo, a un certo punto è intervenuto un elemento esterno. Si sono divisi tra di loro e c'è chi si è assunto la responsabilità di fare la scelta. Le Brigate Rosse hanno fatto rinvenire questa sera a Milano, a Torino e a Genova un loro volantino, il sesto sul rapimento di Aldo Moro. Il testo dei terroristi dice che il cosiddetto interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato. Aggiunge che Aldo Moro è colpevole e parla di condanna a morte. A questo punto noi siamo una forza combattente. Il nemico è una forza combattente, uno Stato che noi combattiamo. Di conseguenza apriamo una trattativa. Aldo Moro può essere liberato, è condannato, però può essere liberato in cambio di altri prigionieri. 15 aprile 1978. Il conto alla rovescia delle Brigate Rosse verso l'esecuzione di Aldo Moro precipita dunque con il comunicato numero 6. In realtà quelle tre parole, condannato a morte, sollecitano lo Stato perché faccia una mossa estrema e accetti, si convinca a trattare sulla base di uno scambio di prigionieri, cosa che darebbe comunque alle Brigate Rosse quel riconoscimento politico che era uno degli obiettivi del sequestro. Tre giorni dopo, la polizia e i vigili del fuoco vengono chiamati qui, in via Gradoli, per un intervento banale, una perdita d'acqua in un appartamento al secondo piano del Civico 96. Nessuno immagina che quando entreranno scopriranno la base più importante delle Brigate Rosse a Roma, dove si nasconde Mario Moretti, l'uomo che da 32 giorni sta interrogando Aldo Moro nella prigione del Popolo, e insieme a lui Barbara Balzerani, altra componente della direzione strategica delle Brigate Rosse. Fino ad oggi si è pensato che la scoperta di questo covo fosse stata in qualche modo decisa dalle stesse Brigate Rosse, quindi che questo appartamento fosse stato bruciato proprio dai brigatisti. In realtà noi abbiamo trovato un testimone che racconta una storia completamente diversa. Trementini, lei la mattina del 18 aprile del 78 arriva in via Gradoli 96 con la squadra che parte dalla caserma di Prati, sì, per esatto. Un normale intervento, perdita d'acqua in un appartamento. Sì, allagamento in appartamento. Allagamento in appartamento. Che cosa fate quando arrivate sul posto? Abbiamo individuato l'appartamento, abbiamo bussato, non apriva nessuno, abbiamo deciso di prendere la scala italiana e passare da fuori. Lei ha cominciato, ha salito la scala, è arrivato, sì, su, ha scavalcato. Abbiamo visto che la vasca era colma, sì, e traboccava perché c'è stato il rubinetto un po' difettoso che non chiudeva, sì, e pertanto uno asciugamano stava dentro e ha fatto da tappo. Quindi si era riempita la vasca. Si era riempita la vasca. E l'acqua usciva dalla vasca. Perché si è raccontato che in bagno ci stava il telefono della doccia appoggiato con una scopa in modo tale da far cadere l'acqua nel piano di sotto, una balla. Bravo. Attenzione, perché il mistero di via Gradoli ne contiene parecchi altri. E come in un giallo si apre un gioco di scatole cinesi che incredibilmente ci riporta a via Fani e a quella mattina del 16 marzo. Due giorni dopo il sequestro di Aldo Moro e la strage, una confidente della polizia
sostiene di essere stata svegliata in piena notte qui in questo palazzo alle mie spalle da un ticchettio che le ha fatto pensare a dei segnali Morse. In realtà si tratta del rumore della macchina da scrivere elettrica a testina rotante che i brigatisti usano per scrivere i loro comunicati. Gli agenti bussano alla porta, ma nessuno risponde. Non sanno che all'interno Mario Moretti e Barbara Balzerani hanno le pistole in pugno e sono pronti a sparare. Gli agenti se ne vanno. Strano davvero, perché quelli sono giorni in cui le porte vengono sfondate al minimo sospetto. Ma non questa. Eppure la confidente che ha fatto la segnalazione è un'amica del vice capo della squadra mobile Elio Cioppa, che poi risulterà iscritto alla P2, al quale indirizza un biglietto tramite uno degli agenti. Biglietto che non verrà mai consegnato. Lei si chiama Lucia Mokbel, sorella di quel Gennaro Mokbel condannato a 10 anni per la truffa da 2 miliardi di euro di Telecom Sparkle Fastweb. In quel momento è fidanzata con Gianni Diana, che lavora nello studio del commercialista Galileo Bianchi, il quale attraverso una società di comodo gestisce 24 dei 66 appartamenti del servizio segreto civile anche qui in via Gradoli e anche la Austin Morris Celeste parcheggiata in via Fani al posto del furgone del fioraio a cui la notte prima del sequestro i brigatisti hanno tranciato le gomme perché non si trovasse lì. E quella Austin Morris Celeste probabilmente ha impedito la via di fuga alla 130 su cui si trovava il presidente della Democrazia Cristiana. E poi c'è il mistero della seduta spiritica del 2 aprile nei pressi di Bologna, alla quale partecipano tre docenti universitari, tra cui il professor Romano Prodi. Durante quella seduta il piattino vola sapientemente sulle lettere dell'alfabeto componendo tre parole: Bolsena, Viterbo e Gradoli. Prodi avverte il ministro dell'interno Cossiga, che però manda la polizia a Gradoli, sperduto paesino del viterbese, mille anime e mille pecore. Ma non qui, perché, diranno poi i funzionari di polizia, via Gradoli non risulta sullo stradario. Tu hai scritto questo romanzo, Il Segreto, che racconta esattamente questo, ovvero sì. Proviamo a leggere il caso Moro, il delitto Moro, come un giallo internazionale che ha condizionato per sempre il nostro paese. Assolutamente, è il nostro 11 settembre, c'è niente da fare. Moro dava fastidio, sappiamo benissimo, agli americani, dava fastidio ai russi, ma dava fastidio anche all'Italia, perché era uno che pensava alla persona prima dello Stato. E c'era troppa gente. C'è uno che ha detto: in via Fani c'erano anche le Brigate Rosse. È il secondo piano. E questa, guarda, questo è l'interno 11. Questa è la porta chiusa, emblematicamente chiusa. E qui dietro, due giorni dopo la strage, qui hanno bussato, no? Hanno così. Ma nessuno ha aperto. Dentro c'erano Moretti e la Balzerani con le pistole in pugno. Se gli agenti avessero aperto, forse tutto quello che noi abbiamo raccontato fino adesso sarebbe cambiato. Invece non l'hanno fatto. Invece non l'hanno fatto. Beh, l'ultima domanda è questa. Loro, i brigatisti, hanno sentito bussare alla porta e quindi hanno capito che comunque questo era un appartamento a rischio, eppure sono rimasti altri 12 giorni. Erano sicuri e abbastanza garantiti. Ecco perché i sospetti di questa storia sono troppi, sono tanti. I misteri non sono solo questi e non sono solo questi i colpi di scena. Mentre polizia, vigili del fuoco e giornalisti sono in via Gradoli, arriva la notizia di un settimo comunicato delle Brigate Rosse che annuncia l'esecuzione mediante suicidio e l'occultamento del corpo di Aldo Moro nelle acque del lago della Duchessa in provincia di Rieti.
Chimenti, Ghilardi. Voi entrambi sommozzatori, lei comandante del nucleo sommozzatori e lei sommozzatore capo che poi nucleo, sì. Caponucleo. Io vi ho fatti venire qui in via Gradoli perché ha un senso. La mattina in cui viene scoperto questo appartamento rifugio delle Brigate Rosse è anche la mattina in cui arriva il comunicato che dice che Moro è stato è ucciso, il corpo gettato nel lago della Duchessa. Mi fa vedere la fotografia, ci sono, si vede un elicottero dell'esercito, questo è un Chinook, sì, no? Sì, un due pale. Questi sono i fori qua. Fatti, sì. I fori fatti in realtà era sì. Questo. Ma non c'era l'acqua quindi? No, gli artificieri fecero queste due, produssero queste due esplosioni per vedere... Per fare dei buchi. Sotto la neve e il ghiaccio se c'era acqua. Lì il dubbio era appunto che ci fosse una crosta di ghiaccio, sì. Poi ricoperta dalla neve perché aveva nevicato poco prima, sì. E che quindi poi sotto ci fosse l'acqua e invece non c'era. Il comunicato è una colossale bufala costruita per provocare e depistare, ma quasi perfetta nella confezione. A realizzarlo è stato un falsario di professione, il migliore sulla piazza di Roma. Un uomo che è amico di mafiosi e neofascisti, che lavora per la banda della Magliana, ma anche per il SISDE, il Servizio Segreto Civile. Un uomo per tutte le stagioni. Si chiama Tony Chicchiarelli. Nel 1984 verrà ucciso in un agguato e si porterà nella tomba una montagna di segreti. Questo documento è un falso. È un falso strano. È un messaggio ai brigatisti. Come dire... Decidete in fretta, ormai Moro per noi è finito. Un falsario della banda della Magliana, cosa c'entra con le Brigate Rosse? È anche questa una prova che in questa operazione non c'erano soltanto le Brigate Rosse, non c'erano soltanto gli infiltrati, non c'erano soltanto gli uomini di cinque servizi segreti, ma c'era forse l'Andrangheta e appunto la banda della Magliana. Incredibilmente il falsario che fa il comunicato numero 7 sul lago della Duchessa, diffuso lo stesso giorno in cui viene trovato il covo di via Gradoli, è poi la stessa persona che fa il pedinamento di Mino Pecorelli, che sembrava conoscere tutti i segreti non solo di questa vicenda. Pecorelli viene ucciso e anche lui nel 1984 in un agguato i cui responsabili non sono mai stati trovati viene fatto fuori. Posso dirti una cosa? Mi sono appuntato questo, una serie di nomi di personaggi che hanno visto i verbali di Moro, per esempio, e che sono tutti morti. Pecorelli, il colonnello Antonio Varisco, Giorgio Ambrosoli, quello della banca. Curatore della banca. Assolutamente. Ernesto Galvaligi. Generale dell'Aeronautica. Generale dell'Aeronautica. Carlo Alberto Dalla Chiesa. Generale dei Carabinieri. Antonio Chicchiarelli. Tony. Il falsario. Il falsario. In ognuno dei grandi misteri italiani c'è una scia di morte inspiegabile. Pensa a Piazza Fontana. Pensa a Ustica. E pensa a Moro. Servizi segreti, banda della Magliana, sedute spiritiche e strani comportamenti dei brigatisti. Nessun dubbio che intorno al sequestro Moro entrino in gioco tanti, troppi interessi e manovre. Veniamo al sequestro. Comincia anche la trattativa. Su questa trattativa si innestano interessi e giochi di ogni genere. Sì, la difficoltà anche di seguire perfettamente la trattativa deriva dal fatto che lo Stato ha smobilitato, cioè alla vigilia del sequestro di Moro, al Viminale succedono cose stranissime. Per esempio, il gruppo che era quello più addestrato, che conosceva bene tutti i risvolti del terrorismo, era il gruppo guidato da Santillo. E Santillo viene chiusa il suo gruppo, viene mandato a casa e arrivano tutte persone nuove che sono più legate, diciamo, al sistema Cossiga. Secondo lei le Brigate Rosse miravano più che altro ad avere un riconoscimento politico o si sarebbero accontentate di uno scambio di prigionieri? Penso, per
che fosse già stata decisa la sua sorte, anche se un Moro restituito alla politica non avrebbe mai avuto lo stesso vigore, la stessa decisione se fosse tornato vivo, anche perché l'ambiente di Cossiga è stato un ambiente molto chiuso. Non c'è un pentito istituzionale che abbia parlato, e lì tutto il gruppo che si riuniva per gestire la strategia del sequestro erano tutti quanti iscritti alla P2, questo vorrà dire qualcosa. Lei incontrò Craxi durante i 55 giorni del sequestro? No, ma subito dopo. Lui mi disse una cosa singolare, perché lui era sicuro che Gelli fosse stato presente in alcune, non in tutte, le riunioni che si tenevano al Viminale in quei giorni, nei giorni durante il sequestro. Beh. Questo però non ho nessuna prova, è una cosa che mi ha detto Craxi. Francesco Cossiga è il promotore, o forse colui a cui viene affidato il compito di creare una specie di comitato permanente di crisi. Di crisi, di cui fanno parte anche personaggi che vengono dall'America, che si installano nelle segrete stanze e da lì guidano la politica di sicurezza del governo italiano. Molti di quei personaggi, quando qualche anno dopo scoppierà lo scandalo a P2, vengono ritrovati negli elenchi di Castiglione Fibocchi, sequestrati a Licio Gelli. Quindi il sospetto che quel comitato di emergenza fosse inquinato e che in realtà, più che alla liberazione di Aldo Moro, fosse finalizzato a non farlo liberare, alla non liberazione di Aldo Moro, insomma, è qualcosa di più di un sospetto. Ma non è solo lo Stato italiano che si sta muovendo per la liberazione di Aldo Moro, c'è anche il Vaticano. Il 22 aprile Papa Paolo VI lancia un accorato appello ai brigatisti perché restituiscano l'ostaggio alla sua famiglia senza alcuna contropartita. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse. Restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco e non ho modo d'avere alcun contatto con voi. Per questo vi scrivo pubblicamente, approfittando del margine di tempo che rimane alla scadenza della minaccia di morte che voi avete annunciata contro di lui. E vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni. Al 38esimo giorno il sequestro sembra precipitato in una situazione di stallo. Lo Stato è immobile e per le Brigate Rosse si profila un esito che peraltro era già stato annunciato in molti comunicati. Ma all'interno dell'organizzazione non sono tutti così convinti che Moro debba essere ucciso e c'è qualcuno, Moretti in particolare, che decide di prendere un'estrema iniziativa. Il dramma di Aldo Moro, scaduto l'ultimatum delle Brigate Rosse, accorato appello del Papa. Buonasera. Da 4 ore e 45 minuti è scaduto l'ultimatum delle Brigate Rosse e i terroristi non hanno, fino a questo momento, dato alcun segnale, dopo che nelle ultime 24 ore numerose iniziative sono venute anche da autorevolissime sedi. L'appello del Papa è un documento autografo, una lettera scritta di suo pugno. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse. Restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco e non ho modo d'avere alcun contatto con voi. Per questo vi scrivo pubblicamente, approfittando del margine di tempo che rimane alla scadenza della minaccia di morte che voi avete annunciata contro di lui. E vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivi. Abbiamo creduto che l'appello del Papa potesse sbloccare la situazione. La sua lettera era come un riconoscimento di fatto delle Brigate Rosse, ed era ciò che i brigadisti volevano. La scelta delle parole ci aveva colpito. Uomini delle Brigate Rosse, vi chiedo in ginocchio di liberare Aldo Moro. Ma non eravamo nella testa delle Brigate Rosse per capire che c'erano due parole di troppo. Due parole che tutta la classe politica sembrava avere aggiunto.
quel senza condizioni ha di fatto determinato una chiusura. Per l'autorità, per il peso che il Papa aveva nella realtà politica e sociale italiana, era chiaro che quella era l'ultima pietra che chiudeva la tomba. Non c'erano altre possibilità di sviluppo dopo questo. E questo se ne rese conto anche Moro. Moro, la sua battaglia, che era durata parecchio, nei confronti della Democrazia Cristiana, nei confronti il suo rivolgersi a Berlinguer, il suo rivolgersi a Craxi, il tentativo di condurre una battaglia sua personale dentro in questa contraddizione, dentro nel tentativo di una soluzione differente a quella dell'esecuzione, quando gli facemmo vedere la risposta del Papa a questa problematica, lì capì che la partita era finita, era chiusa, non c'erano altre possibilità. Perché oltre sarebbe stato difficile gestirla con tutta l'organizzazione, perché non si poteva rilasciarlo senza contropartita, cioè l'organizzazione sarebbe crollata su questo. Questo non si capisce perché non si capisce perché si vuole far finta che le Brigate Rosse fossero un'organizzazione armata, un'organizzazione terroristica. Le Brigate Rosse non erano questo, erano un'organizzazione che faceva politica con le armi. Se le Brigate Rosse avessero rilasciato Moro senza contropartita, sarebbero crollate. Tempo un mese le Brigate Rosse si sarebbero sciolte, perché sarebbe venuta fuori la domanda: ma perché abbiamo sequestrato Moro? Era giusto sequestrare Moro? Abbiamo ucciso 5 persone per ottenere che? Niente? Era accaduto allora un fatto che non ci venne rivelato se non molti anni dopo. Il 30 aprile, a 45 giorni dal rapimento, il capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti, aveva preso il rischio di chiamare la famiglia di Aldo Moro. Mario Moretti, che era consapevole del fatto che arrivare all'uccisione di Moro avrebbe significato una sconfitta per le Brigate Rosse, perché non avevano ottenuto, nonostante avessero avuto Moro in mano, ciò che chiedevano allo Stato, quindi la loro forza c'era, ma era inutile. Quindi decide di chiamare la famiglia Moro, fa questa telefonata da una cabina sulla piazza della stazione ferroviaria, e noi stiamo fuori da questa cabina a controllare la situazione, perché era ovvio che il telefono di casa Moro era sotto controllo, quindi lui stava parlando con la polizia in quel momento, oltre che con la famiglia Moro, lo sapevamo perfettamente, quindi stavamo fuori, pronti. Senta, io sono uno di quelli che ha qualcosa a che fare con suo padre. Devo farle un'ultima comunicazione. Sì. E noi che siamo questa telefonata era per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco, che siete mal consigliati. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo, perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene... Il significato era questo: signora, noi siamo in una condizione nella quale non possiamo dichiarare la resa, perché altrimenti non si capisce perché stiamo facendo una rivoluzione. Noi capiamo il suo problema, di conseguenza cerchi di fare tutto ciò che si può fare, quello che è possibile. Le diamo ancora del tempo, ma sull'aspetto non sappiamo più che cosa fare. Non fa alcuna menzione in questa telefonata allo scambio di prigionieri, anche perché lo scambio di prigionieri, accettarlo era una prerogativa del governo, non della DC. Quindi Mario Moretti media. Dice: non tenete conto del volantino che è uscito 5 giorni fa. Io vi dico che il problema non sono i 13, ma è che la DC si pronunci in modo chiaro e definitivo. Questo dice Mario Moretti in questa telefonata. Non dice altro. Cioè la DC deve prendere posizione. La DC deve riconoscere che in questo paese c'è uno stato di guerra tra un'organizzazione armata comunista rivoluzionaria e lo Stato.
e che ci sono dei prigionieri politici. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione. Nelle prossime ore accadrà l'inevitabile. Non possiamo fare altrimenti. Non ho nient'altro da dirle. Anche l'estrema soluzione di uno scambio tra prigionieri non si concretizza e sfuma l'intervento dei vertici della Democrazia Cristiana. È questo il momento in cui accade quello che la telefonata dei brigatisti aveva annunciato come inevitabile. Il 9 maggio il corpo senza vita di Aldo Moro viene fatto ritrovare nel portabagagli di un'auto, qui in via Caetani. Via Caetani è una stradina ai margini del ghetto, equidistante dalla sede del Partito Comunista e da quella della Democrazia Cristiana. Così hanno voluto i brigatisti a sottolineare la duplice responsabilità dei partiti di maggioranza che nulla hanno fatto per salvare la vita di Aldo Moro.